era da anni un immenso invaso privo di acqua, ma per la bella stagione diventerà un'area verde. Sono infatti cominciati i lavori di interramento del laghetto della zona Tortaia, situato nel giardino pubblico tra via Quasimodo e Ungaretti. Un'opera di riqualificazione dal costo totale di 30.000 euro che sarà ultimata nel mese di maggio. È stato uno dei primi luoghi che ho visitato quando mi sono insediato insieme al dottor Strazzullo. Abbiamo progettato di risistemare quest'area perché era un laghetto ormai dismesso e quindi causava diversi disagi. Era ricettacolo di sporcizia e era anche causa di molte zanzare nel periodo estivo. E quindi abbiamo deciso di partire con questo intervento di riqualificazione. Qui verrà esteso sostanzialmente il parco, verranno installate delle panchine per poter rendere quindi fruibile anche questa parte di parco. Sicuramente i vialetti hanno bisogno di un po' di sistemazione perché le radici degli alberi, prevalentemente dei pini, sollevano alcune parti del lastricato e quindi vedremo di intervenire anche in questo. Io ho sempre detto che bisogna ripartire dalla manutenzione, quindi le aree verdi, le strade, ma principalmente le aree verdi perché sono quelle più fruibili, più fruite anche dai bambini, dalle famiglie. È giusto che siano portate in sicurezza, siano illuminate, siano godibili al 100%. La cosa che un po' mi sconforta è il fatto che per fare lavori anche relativamente semplici come questo ci sono dei tempi amministrativi lunghissimi. Questa è stata progettata nel settembre, ormai agosto-settembre 2015, e vedete che a distanza di 7 mesi partono i lavori. E questi sono i tempi della pubblica amministrazione. La zona era diventata la scorsa estate teatro di un brutto incidente. Una 21enne che si trovava nei giardinetti del quartiere, proprio accanto all'ex laghetto, insieme ad alcune amiche, molto probabilmente perdendo l'equilibrio, cadde da una scalinata facendo un volo di oltre 3 metri. La giovane riportò un trauma spinale. Quella è oggetto di sequestro sostanzialmente, quindi è interdetta dall'uso pubblico e ci sono indagini in corso. Vediamo un pochino, i tempi sono, credo, piuttosto lunghi.